vostri genitori per quello che hanno fatto in questa scuola. Ci dice quali sono le regole del gioco di tutti noi italiani, va bene? Ma la regola più bella è quello di stare insieme condividendo. E quello che avete fatto, che hanno fatto i vostri genitori insieme alle maestre, insieme agli insegnanti, al preside, a tutti voi, è la cosa più bella che noi possiamo avere immaginato. Una scuola in cui i ragazzi stanno insieme, non solo per ginnastica, le maestre fanno un loro lavoro, le insegnanti, gli insegnanti, e noi facciamo questo giro nelle scuole insieme al sindaco Giuliano, anche per dire grazie agli insegnanti e agli insegnanti, perché il loro lavoro è un lavoro difficile, che in Italia non viene riconosciuto come in altri paesi, ma è il lavoro più bello, oltre che quello più difficile. Quindi noi vogliamo dire a nome di tutti grazie alle vostre insegnanti e ai vostri insegnanti, e dire grazie ai vostri genitori perché hanno fatto una cosa che dovremmo portare come modello in tutta Italia. Allora vi lascio la Costituzione e vi dico grazie. La volta che venite a Roma, io sto in un palazzo che si chiama Palazzo Chigi, quando venite a Roma in gita fate un urlo dalla finestra, ci salutiamo e venite a vedere com'è Palazzo Chigi, va bene? Promesso? E te cambia marsupio però, perché dopo la trentina ha perso. Posso chiedervi se ce l'ha dato una mano a cambiare l'Italia? Sì. Sapete perché? Perché oggi il sindaco si chiama Giuliano, il presidente del consiglio si chiama Matteo, ma un domani cambieranno, ma rimarrà il sindaco e rimarrà il presidente del consiglio. E non sono le persone importanti, non è importante Matteo o Giuliano, è importante il ruolo che ciascuno di noi può fare. Magari un giorno qualcuno di voi farà il sindaco di Milano o il presidente del consiglio. E chiunque farà quel ruolo lì, è importante che sappia che i ragazzi delle scuole danno una mano. Perché non è, anche se voi non potete votare, perché non avete 18 anni, voi siete molto importanti per noi. Voi non voterete mai né per Giuliano né per me, perché noi avremmo già smesso tutti e due, non so, quando avrete l'età avremo già fatto, avremo già finito. Però è importante che voi ci diate una mano. Posso contare sul vostro aiuto? Sì. Un po' sentito? Sì! Va molto bene.